Questa mostra è uno degli appuntamenti a cui abbiamo pensato in collaborazione con CGIL SP e su loro proposta all'interno di questo anno che dedichiamo anche a ricordare e a celebrare il 70° anniversario della Costituzione. La storia delle donne, della loro emancipazione, comincia con la storia della Costituzione e del diritto al voto. E questa mostra è un percorso di documentazione storica che muove appunto dal 1946 e poi dal 48 attraverso la vicenda della conquista ancora, diciamo, se non provvisoria, incompleta, di diritti, soprattutto per quanto riguarda l'ambito del diritto al lavoro e dei riconoscimenti per i quali la donna, diciamo, deve ancora affermare importanti diritti all'interno del mondo del lavoro. Questa mostra rimarrà aperta da oggi, giorno dell'inaugurazione, fino al 15 marzo. Questa è una mostra che facciamo assieme alle organizzazioni femminili del territorio, quindi lo SPI di Modena, lo SPI di Reggio Emilia ed altre organizzazioni. Noi stiamo presentando, voglio dire, la nostra piattaforma al governo, quella che si è interrotta qualche mese fa, dove la questione delle donne e del lavoro delle donne è in primissimo piano. La stessa Carta dei diritti che la CGIL ha presentato per quello che riguarda la normativa e la dignità all'interno della quale si sta nel mondo del lavoro, anche lì il ruolo della donna è ben individuato. Credo che siamo un'organizzazione che ha tutte le carte in regola per poter testimoniare, voglio dire, quanto ancora ci sia da fare per dare la intera dignità alle donne. Percepiscono molto meno, hanno quasi sempre la famiglia sulle loro spalle e quando vanno in pensione hanno delle pensioni decisamente molto, troppo basse. Un paese civile non si può più permettere queste cose, quindi credo che sia opportuno e giusto che ci siano queste mostre per fare sensibilità, per sensibilizzare una questione, vuol dire, che molto danno per acquisita, ma che acquisita assolutamente non è.